A un certo punto della sua vita, Giacobbe, il soppiantatore, aveva creduto di meritare che tutte le cose andassero a modo suo. Ora, solo in fuga, si rende conto che non gli spetta tutto per diritto. Le benedizioni sono di Dio per trasmetterle ad altri e Giacobbe lo imparerà a proprie spese. Innanzitutto, torniamo a Genesi 28. I versetti 10 e 11 dicono: Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse a un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Un certo luogo, dice il testo. La parola luogo è ripetuta 5 volte in questo capitolo. È il luogo dove Giacobbe ha trascorso la notte. È indicato anche come la terra. E Giacobbe, in ammirazione per il sogno della scala, la cui cima toccava il cielo, esclamò: "Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo." Giacobbe dà un nome a questo luogo, Betel, la casa di Dio. Poi fa un patto con Dio e parte, e mentre si allontana, il testo precisa: il sole era già tramontato. Sembra che il viaggio di Giacobbe fuori dalla terra promessa sia descritto come il cammino verso un momento più buio. Per 14 anni vivrà una vita non semplice, con diversi ostacoli. Subirà i raggiri dello zio Labano e questo sarà un doloroso ricordo del suo stesso inganno. Ma Dio è fedele alla sua promessa e nella vita di Giacobbe arriveranno tante benedizioni dei figli e delle mandrie. Quando Dio gli dice di tornare al suo paese natale, Giacobbe decide di farlo di nascosto per evitare altri problemi con Labano. Ma questa fuga sarà fonte di un altro momento critico per lui. Poi invia dei messaggeri per contattare suo fratello Esaù, ma viene informato che questi gli sta venendo incontro con 400 uomini. Nel racconto biblico la sua paura del fratello è palpabile. Giacobbe si rivolge al suo unico aiuto. Leggiamolo in Genesi 32, versetti da 9 a 11. O Dio di Abramo, mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore, che mi dicesti: torna al tuo paese, dai tuoi parenti, e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo. Perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho 2 schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. La liberazione giunge a Giacobbe nel corso di quella notte angosciata. Un personaggio misterioso lotta con lui fino all'alba. Poi lo benedice e cambia il suo nome. Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Il nuovo nome, Israele, Yashar, descrive la sua lotta per prevalere. Una lotta e un prevalere che si sono verificati mentre il sole stava sorgendo. Il testo sembra suggerire che Giacobbe ora sia uscito dagli anni più bui. È un uomo nuovo. Genesi 32:30 dice: e lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. È interessante sapere che il nome di Giacobbe, Yaakov, soppiantatore, potrebbe significare anche storto, e sapere che Israele può essere letto come Yasharel. La parola ebraica Yashar significa giusto, onesto, onorevole, rispettoso della legge. Nell'uso biblico significa anche persona giusta, timorata di Dio. I nomi nell'antico mondo ebraico avevano un peso molto importante perché esprimevano il carattere di una persona, le sue azioni e la sua identità. Ricevere un nome nuovo significava un cambiamento di identità. Cominciamo così a comprendere il significato di questa sorprendente trasformazione di vita. Israele è colui che Dio raddrizza mentre prima era storto, irregolare.
In Genesi 33 assistiamo alla bellissima scena della riconciliazione tra Giacobbe ed Esaù. Esaù, che ha portato con sé a questo incontro 400 uomini armati, ovviamente non aveva intenzioni pacifiche. Improvvisamente, però, tutto cambia. I due fratelli piangono, si abbracciano e si baciano, si riconciliano. Poi cominciano a dialogare e notiamo che Giacobbe menziona Dio in ogni sua frase, diversamente da Esaù, che non lo menziona affatto. Giacobbe ha chiuso il cerchio. In Genesi 35 vediamo che Dio gli dice di andare ad abitare a Betel, da cui era uscito per ultimo. Qui invita poi la sua famiglia a togliere di mezzo fra loro gli dei stranieri, a purificarsi e cambiarsi d'abito. Inoltre costruisce un altare al Dio che lo ha esaudito nel giorno della sua angoscia e lo ha accompagnato nel viaggio che ha compiuto. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco è diventato il Dio di Israele. Che incredibile viaggio e che incredibile Dio!